Anche a causa della raccomandazione dell'UNESCO sulle risorse educative aperte, le risorse educative aperte sono un problema per le università di tutto il mondo. Le strategie sviluppate a questo scopo sono diverse. Esistono documenti e misure di strategia nazionale e quelli a livello istituzionale. Innanzitutto si tratta dell'impegno ad aprire le risorse educative e questo è importante. I finanziamenti vengono spesso pubblicizzati contemporaneamente. Ciò spesso comporta la creazione di competenze e infrastrutture per risorse educative aperte. Ciò include anche, ad esempio, siti web in cui è possibile pubblicare risorse educative aperte, i cosiddetti repository. Ma possono esserci anche offerte che supportano le ricerche perché utilizzano metadati. Conosco particolarmente bene l'Austria. Pertanto, in questo video, vorrei delineare la situazione nel settore dell'istruzione superiore austriaco. Alcuni anni fa, un gruppo di lavoro ha pubblicato una raccomandazione sulle risorse educative aperte nelle università austriache. Negli ultimi 5 anni, molti dei progetti allora delineati sono stati implementati in progetti di rete universitaria. Le 4 università partecipanti hanno creato le proprie piattaforme per risorse educative aperte. I membri delle università possono pubblicare e archiviare professionalmente risorse educative aperte lì. Affinché altri possano trovare facilmente le risorse educative aperte, i metadati vengono raccolti e resi ricercabili. Sulla piattaforma è quindi possibile cercare in modo mirato le risorse educative aperte delle università austriache. Qualcosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Anche le università austriache possono ricevere un certificato per le loro attività sulle risorse educative aperte. Per fare ciò, devono, tra le altre cose, dimostrare di avere una strategia e un modo per pubblicare professionalmente risorse educative aperte. Ed è importante dimostrare che hanno parenti competenti. Oggi sono più di 100 le persone che hanno frequentato un perfezionamento completo. L'Austria ha anche pubblicato una strategia nazionale di Open Science, che affronta in modo prominente le risorse educative aperte. Per quanto riguarda la situazione in Austria, anche in altri paesi le risorse educative aperte nell'istruzione superiore vengono promosse in modo diverso. Tra qualche anno vedremo quali misure sono state particolarmente utili. Dalla mia esperienza posso riferire: non avviene rapidamente e tutte le parti interessate devono essere coinvolte. E tutti devono capire perché l'accesso aperto e gratuito alle risorse educative è così importante per l'istruzione superiore e la società.